Sulla questione del Gay Pride, giusto? Sulla questione del... Io continuo a ripetere il mio pensiero, che è legato alla libertà di amare di ciascun individuo, la libertà di essere se stessi, nel rivendicare con orgoglio il proprio diritto all'amore come condizione irrinunciabile per ogni essere umano. Diverso, e continuerò a dirlo, è che non concederò mai il patrocinio della regione che io amministro a chi fa della maternità surrogata una bandiera. Punto. Quindi questa è la... Se noi continuiamo a confondere i temi non ne usciamo, perché la maternità surrogata non è solo una battaglia che fa una parte della comunità gay. Il 70% dell'utilizzo di questo strumento, che io considero eticamente disdicevole, è fatto da coppie eterosessuali. Quindi la mia è il no assoluto a una pratica che considero barbara, punto. Perché ne ho visto e toccato con mano le conseguenze sulle donne e sui bambini, che sono coloro che poi rischiano di pagare il prezzo più alto. Quindi, siccome questa è la mia visione, vediamo in che formula mi verrà chiesto il patrocinio. Se il patrocinio mi verrà chiesto per rivendicare il proprio diritto a non essere discriminati per l'orientamento sessuale, a vivere in pienezza la propria identità, io sono pronto a sottoscrivere il patrocinio, perché nessuna discriminazione verrà mai consentita e tollerata dall'amministrazione che io presiedo. Se invece farà di nuovo questa riferimento a questa pratica, è ovvio che il diniego appare già scontato. E questo, a mio avviso, però non è una condizione, diciamo, da omofobo come sono stato dipinto. È semplicemente che su un punto specifico c'è una valutazione che, ripeto, investe noi come società, non investe soltanto la comunità LGBTQ.